tornata con un mini haul, diciamo un po' misto. Voglio iniziare subito parlandovi di un sito che ho scoperto tramite il video di Gnappetta. E si tratta di un sito di cover. Allora, vi dico che io sono fissata per le cover, ma allo stesso tempo non voglio spenderci troppo perché la maggior parte mi si sono rotte o rovinate, specialmente quando le vado a levare. Molti si rompono proprio qui sul bordo. Allora, visto che comunque a me piace tantissimo cambiarle spesso e tutto quanto, ho trovato questo sito che, cioè, vi giuro, mi sono innamorata follemente. Allora, intanto vi spiego un attimino come funziona. Si chiama Cover Inc. Vi lascio il link giù nell'info box. Questo è il loro bigliettino da visita, li trovate anche su Instagram, Facebook. E ci tengo a dire che questa non è una collaborazione, cioè nel senso me li sono comprate le cose. Tanto per. E in pratica voi scegliete la cover per i vostri telefoni e diciamo ci sono cover trasparenti con il bordino colorato e poi scegliete le immagini da metterci. Sono dei cartoncini plastificati che vanno all'interno della cover. Io ho scelto una cover totalmente, le notifiche, una cover totalmente trasparente, come vedete, questo è l'iPhone 4S, con il bordino trasparente, altrimenti ci sono anche con i bordini colorati. E ho preso dei vari cartoncini da mettere. Il primo che ho messo è questo qui, con il pancake, con il cupcake e scritto Hit Me. Cioè, è davvero troppo troppo bellino. E poi, se voi la vedete così, insomma, non direste mai che all'interno c'è un cartoncino. Sembra una cover normalissima, di quelle normali. Vi faccio vedere gli altri cartoncini. Allora, intanto ci tengo a dirvi che la cover trasparente viene 2,50 euro e ogni cartoncino solo 1 euro. A meno che non volete far stampare una vostra foto, viene 2 euro. Ma comunque, cioè, in ogni caso è davvero pochissimo. Ho preso poi questo qui. Be happy con tutte le nuvole rosa, cioè è bellissimo. Poi vi faccio vedere anche quelli che ha preso il mio ragazzo. E poi ho preso questo qui che, cioè, io lo volevo da tantissimo. E vedevo anche, diciamo, varie cose su Instagram che le vendevano, ma 15 euro per una cover per me è troppo. Ed è questo qui con lo smalto Chanel. C'era così e fucsia. Proprio dato che l'ho preso tutte sui toni del rosa fucsia, volevo la rossa questa qui. Ed è davvero carina. Poi il mio ragazzo ne ha presa. Ne abbiamo prese tre a testa. Una con i graffiti che non posso farvi vedere perché ce l'ha sul telefono adesso e non è in casa. E poi ha preso questa qui che è carinissima. Con scritto Have a nice day. E molto fini quelli del mio ragazzo. Questa qui, I want to be. Questa è veramente stupenda, è carinissima. E niente, sono davvero carine. Oltretutto sono stati velocissimi a spedire. Abbiamo fatto l'ordine giovedì, se non sbaglio. Sì, è arrivato sabato mattina. Quindi assolutamente stracontenta. Ogni tanto poi fa anche delle promozioni. Quindi magari se mettete mi piace su Facebook potete monitorare un attimino. E ci tenevo insomma a farvele vedere perché mi sembrava veramente una bellissima idea il fatto di queste cover intercambiabili, possiamo chiamarle. Poi un altro mini mini haul, insomma, mi è arrivata la parte mancante del pacco di Bycoins. Il resto ve lo lascio qui il link, che sono tutti i pennelli e le cosine che ho preso. Allora, vi faccio vedere. Oddio, qua i pezzi forti sono tutti e due, sono due cosine. Una che già sapevo, diciamo, com'era perché l'avevo presa già in passato, e un'altra che pensavo fosse una ciofeca, invece è spettacolare. Vi faccio vedere la prima. È questa pennetta USB. Cioè, è bellissimo. È questo rossetto dorato. Questa non è per me, ma era per un regalo. Sono 8 giga e viene intorno ai 6 euro. E io ce l'ho uguale, però è argentata qui e con il rossetto fucsia. E si apre così e ha qui la chiavettina USB, cioè è fantastica. Penso che sia davvero carina. Tra l'altro qui anche il gancettino per poterla mettere come portachiavi. Infatti questo ce l'ho come portachiavi della macchina. Cioè è carinissimo. Poi insomma 6 euro, una chiavetta da 8 giga è ottimo. L'altro pezzo, cioè, ah, vi dico, ve l'ho vista sul sito.
E io ho detto, la prendo, cioè per il prezzo che ha, la prendo. Ma pensavo fosse un po' schifosetta. Invece è bellissima. Sto parlando della Simil Longchamp. Sto facendo il filo a questa borsa da tantissimo. Anche quando sono stata a Parigi, lì era strapieno di questi boutique Longchamp. Ma sinceramente costicchiano, insomma, lasciare 70 euro per una borsa che di pelle ha solamente i manici e la parte qui, e il resto è praticamente stoffa, plastica, un po' mi rodeva, quindi insomma non l'ho comprata e cercavo da tanto una simile, soprattutto perché io trovo che sia veramente comoda per viaggiare, perché anche quando sono andata a Parigi, fare entrare la borsa normale che avevo dentro la valigia è un'impresa. Più che altro occupa tantissimo spazio oltre che peso. E invece questa, come vedete, è piccolissima. Si apre. Ed è proprio una classica Simil Longchamp. Cioè, è bellissima. E io pensavo che questa parte era molto leggerina. Invece è davvero fatta bene. Io non so come farvela vedere effettivamente. Cioè, come farvi capire che è spessa. È bella. All'interno ha... una taschina interna e qui ha le taschine classiche tipo per il cellulare. È molto molto capiente, ve la faccio vedere ben aperta. Cioè è bellissima. Le cerniere, diciamo la cosa che fa capire che non è originale, a parte il bottone senza la scritta, è sulla cerniera che invece di esserci il logo Longchamp, se riesco a farvela vedere, mi sto incartando. C'è il fiorellino, cioè è bellissima, carinissima. Tant'è che penso di fare un altro ordine e prenderla anche di un altro colore, perché c'era color Tiffany che era spettacolare, c'era beige, blu, c'era qualche altro colore, forse fucsia. E se vi dico il prezzo non ci credete, perché viene all'incirca 3 euro, quindi c'è, cioè, assolutamente conveniente e carinissima. Sono stra entusiasta di questa borsa e ancora non l'ho utilizzata perché volevo farvela vedere, quindi da oggi entrerà in attivo come borsa. E niente ragazzi, questo mini haul è finito, tant'è che infatti è durato pochissimo, per una volta ogni tanto non vi ho annoiato con 20 minuti di video. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più e ci vediamo al prossimo video. Ciao!